Dal Vangelo secondo Marco. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. In questa domenica, insieme con Giovanni Battista, siamo nel deserto. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Il Vangelo di Marco si apre con un annuncio particolare e da un luogo particolarissimo e a noi uomini e donne di città insolito, che è il deserto. In questo luogo Giovanni Battista ci richiama all'essenzialità, alla conversione, e questo è molto chiaro dalla descrizione del suo abbigliamento, della sua alimentazione e del suo messaggio: conversione e penitenza. E se da un lato ci può spaventare questa mancanza di vita, questa terra che non può produrre frutto, dall'altro c'è la presenza di un elemento essenziale alla vita, che è l'acqua. Giovanni Battista battezza nel deserto con acqua. E quindi potremmo sentirci davvero invitati ad entrare sempre più profondamente nella nostra vita per poter riconoscere ciò che è essenziale e saper rinunciare a ciò che appesantisce il nostro cammino e soprattutto ci rende incapaci di riconoscere la presenza di Dio che passa nella nostra vita quotidianamente attraverso una potenza del suo spirito che è così discreta che richiede un silenzio autentico in cui non si mette a tacere soltanto ciò che sta fuori ma anche ciò che sta dentro di noi. Il deserto come ritorno quindi ad un'essenzialità, ad una riscoperta della presenza di Dio, perché in tutta la tradizione biblica il deserto è un luogo privilegiato di manifestazione divina, è un luogo in cui gli stessi profeti sono richiamati ad entrare, ad attraversare proprio per stare con Dio, ma non dimentichiamo che è anche un luogo di tentazione. Ma da quando Gesù l'ha attraversato e ha vinto le tentazioni, è un luogo che non può più essere spaventoso per noi, quantomeno nella certezza di poter vincere le tentazioni insieme a Gesù. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Il deserto è per Francesco e la tradizione francescana un luogo privilegiato, tanto è vero che il biografo più famoso di Francesco, Tommaso da Celano, lo definisce come un Giovanni Battista che dal deserto dell'altissima povertà viene inviato alla Chiesa in un momento storico particolare, con un messaggio particolare che è la penitenza e la conversione che testimonia con la sua stessa vita. Francesco definisce il deserto quindi come luogo della povertà e ci richiama a saper gustare l'essenzialità della nostra vita. Il Signore ci conceda di poter camminare senza paura in un luogo in cui, se è vero che forse può sembrare non portare vita, in realtà porta una vita più grande, che è quella che ci mostra Gesù stesso.